Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Mi chiamo Guerra Giampaolo, sono nato a Lunano il 12-10-49, residente a Rimini, in via Consolare 132, professione commerciante. Commerciante in che cosa? Elettronica. Ha un negozio? Sì, il negozio in testa. Le ricordo che deve dire la verità e che in caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni. Pubblico Ministero. Grazie. Che cosa è oggi? 25. Senta, lei che attività svolge? Commerciante. Ha un esercizio commerciale, se sì, dove? Sì, attualmente è a Rimini in via Siracusa 43, intestato a mia moglie. Precedentemente la sede era a Fano in via del Bersaglio 1. Senta, parliamo del 97, quando lei aveva questo negozio, lei o sua moglie, a Fano via del Bersaglio 1. Questo negozio era aperto al pubblico, di che cosa si trattava? Era un negozio aperto al pubblico, commerciale artigianale, installazione autoradio e vendita di telefonia. Senta, lei vendeva anche delle schede telefoniche per telefoni cellulari? Certo, perché sennò non c'era la vendita del telefono senza scheda. Le schede telefoniche le vendeva lei direttamente oppure le acquistava da altra persona? No, le acquistavo tramite dealer, perché io, non essendo un dealer diretto, la team a me non me le forniva. Ecco, chi è che gliele forniva queste schede? Ma quasi tutte da una ditta che si chiama Brighi Carmine, che è in Villa Alta di Cesenatico. Si tratta della ditta Audio Club di Brighi Carmine? Sì, precisamente Audio Club. Senta, ci vuol dire le modalità con cui lei vendeva queste schede telefoniche prepagate per telefoni cellulari? Dunque, io, siccome in quel periodo le schede erano di attualità e non si vendeva telefono che non c'era scheda, acquistavo queste schede, le portavo giù a Fano, dove, ripeto, mia moglie ha un esercizio insieme a due soci, e dal di lì venivano vendute tramite i telefonini a gente che chiedeva il telefonino. Ecco, ma quando lei vendeva questi telefoni accompagnati dalla scheda, annotava da qualche parte gli estremi dell'identità della persona che comprava telefono e scheda? Sì, io personalmente l'ho sempre fatto, però la gestione era anche del mio socio, che è Longhini Matteo. Alle volte capita che magari con la fretta non si scaricava il nome, perché in quel momento la team le faceva, praticamente erano libere, e quando andavano a ricaricarle potevano intestarsele dopo. No, forse non ho capito bene. La scheda, io parlo delle schede prepagate. Sì, la scheda prepagata, io le compravo il mio nome. Ecco. Poi le portavo nel negozio. Venivano messe dentro i telefoni e si vendeva il telefono. Poi chi comprava il telefono, alla carica successiva, perché la scheda ha un valore di 50.000 lire dentro, alla carica successiva doveva andare in un centro team, noi non eravamo centro team, a dare i dati, perché sennò non gli veniva più ricaricata la scheda. Sì, ma se io non facevo la ricarica, però mi faccio capire, se è così, la scheda risultava al suo nome. Eh sì. Senta, in quel periodo, parliamo del 97, diciamo nel periodo che può essere il 97 genericamente, più specificamente nell'estate del 97, lei ricorda di aver venduto più telefoni ad una stessa persona o più schede a una stessa persona? Questo non glielo saprei dire, perché io in negozio non c'ero quasi mai, in quanto la gestione la faceva Longhini. Però io personalmente no, ma penso neanche nel negozio la stessa persona più di un telefono normalmente non comprava. Senta, lei conosce una persona che si chiama Moro Mario? No.
Senta, ancora un particolare. Quando vendevate questi telefoni accompagnati dalla scheda, vi facevate una fotocopia dei documenti della persona che comprava il telefono o la scheda? E o la scheda? Sì, diciamo che il 99% veniva fatto, però magari c'era un momento di rush nel negozio che c'era parecchia gente, magari ai ragazzi con un po' di approssimazione, magari qualcuno diceva passa dopo, mi porti i documenti dopo. Cioè, ma noi, quasi tutte però venivano schedate, insomma. Quasi tutte. Lei ha saputo che diverse schede che risultano intestate a lei sono state utilizzate da soggetti coinvolti nel sequestro Soffiantini? L'ho saputo perché sono venuti a perquisirmi l'abitazione e mi hanno portato via di peso, l'ho dovuto sapere per forza. Come spiega questa cosa? Ma non me la spiego, perché io non ho fatto altro che comprare delle schede, portarle in negozio e poi vanno vendute, però onestamente... Perché sono diverse schede che riguardano questa vicenda e che sono tutte, diciamo, intestate a lei formalmente. Ma io guardo, io di schede ne avrò comprate 150, 200, non lo so, non mi ricordo. Però io, ripeto, le portavo... Aspetti, lei ha comprato 100, 150 schede, periodo dell'acquisto? Ma dal 96 a ottobre 97, dopodiché ho smesso perché ho avuto quella specie di spaghetto che ho avuto, non ho comprato più assolutamente schede, insomma. Quando è che finì questo suo deposito di schede? Quando? Quando esaurì la detenzione di queste schede? Subito dopo che vennero i carabinieri a casa. E quando vennero i carabinieri a casa? Adesso la data precisa non me la ricordo, ma era nel 97, mi sembra ottobre 97. Qui risulta che lei è stato sentito il 21 ottobre del 97, in quell'epoca lì. Mi fu sequestrato anche diverso materiale a casa. Senta, è vero che lei ha perso un telefono cellulare all'inizio di settembre? Di quell'anno? Sì. Ma veramente, sì, ne ho persi due, però uno ho perso che l'ho andato a finire da qualche parte così, un altro ero a un bar, ho preso un cappuccino, quando mi sono girato non c'era più, però non potevo, non so dove è andato a finire, se l'ho perso e me l'hanno fregato. Senta, un'ultima questione. Lei ha avuto un diverbio con un pastore vicino alla sua casa nel novembre del 96? Sì, per via delle pecore. Si ricorda chi era questo pastore? No, perché non lo conosco di nome. So solo che io abito in una casa decentrata dalla città e questo pastore aveva preso in affitto dei terreni dove metteva le pecore. Avendo io due pastori, questi pastori la notte uscivano e andavano chiaramente a rompere le scatole delle pecore. Lui venne minacciandomi che mi avrebbe ammazzato i cani. Quello è stato l'unico diverbio che ho avuto con qualcuno in vita mia. Okay. Va bene, grazie Presidente. Non ho altre domande. Silenzio in aula. Licenziamo il testo? Sì. Grazie. Grazie a voi. Condanno. Se c'è Brighi.
consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Mi chiamo Brighi Carmine, sono nato a Cesena, provincia di Forlì, il 27 giugno 1965, residente a Cesenatico, in via Caduti di tutte le guerre, numero 21. Sei titolare di un negozio? Titolare di un negozio, un centro team, in via Cesenatico 261. Grazie Presidente. Senta, lei già ci ha detto che è titolare di un negozio punto vendita team, mi pare di aver capito. Sì, esattamente. Ci vuol dire come si chiama? Audio Club. Audio Club. Dove si trova esattamente questo? Si trova a Cesenatico, in via Cesenatico 261. Senta, vorrei chiederle anzitutto che tipo di rapporto, se c'è, lei ha con il signor Guerra Giampaolo. Beh, sì, ho un rapporto di lavoro ancora ora con Guerra Giampaolo e ce l'ho da parecchio tempo. In realtà... Non ho capito bene, scusi. E ce l'ho da diverso tempo. Sì. Bene o male, facendo circa lo stesso lavoro, Paolo era un rappresentante di materiale elettronico, ed era anche titolare di un negozio di hi-fi, di installazioni di hi-fi. Gli svolgevo il servizio di gestione delle, più che altro gli cedevo delle team card, delle schede telefoniche. Ecco, ci vuole spiegare un po' meglio che significa gestione delle schede telefoniche e team card? Ma effettivamente spiegarlo adesso, in questo momento, sarei decisamente preciso. Spiegarlo per il periodo nella quale si svolgevano queste, nella quale ci riferiamo, è un po' diverso, perché non c'erano, le team card sono nate nel 1996 e all'inizio c'è stata una regolamentazione poco chiara della gestione delle team card, perché effettivamente io vendevo, cedevo delle team card a Paolo e in realtà venivano intestate quasi esclusivamente tutte a Guerra Giampaolo. Ecco, allora fermiamoci un attimo. Quando lei cedeva queste schede telefoniche prepagate a Guerra Giampaolo, ci faccia capire dal punto di vista, diciamo così, contabile, dal punto di vista del suo rapporto poi con la Telecom, con la TIM per la precisione, queste schede risultavano intestate a Guerra Giampaolo, a lei, a chi? Risultavano intestate a Guerra Giampaolo. Allora, vediamo se ho capito. Lei era un dealer della TIM. Io sono un dealer della TIM. Sì. E aveva la possibilità di vendere le schede prepagate TIM. È così? Beh, effettivamente all'inizio addirittura venivano... Sì, è così. È così. Lei un certo numero, poi vedremo quale, le ha cedute a Guerra Giampaolo. È così? Sì, esattamente. Dunque, lei comunicava poi alla TIM chi era l'acquirente di quelle schede? Sì. Comunicavo tramite un sistema informativo. Un sistema informatico in cui inseriva Guerra Giampaolo acquirente di numero tot schede, così? Sì, esattamente. Sì. E quando Guerra Giampaolo a sua volta vendeva queste schede, poi che succedeva dal punto di vista dell'informazione verso TIM? Dal punto di vista dell'informazione verso TIM, a volte veniva inviata una seconda anagrafica del cliente, perché Giampaolo tramite il suo negozio, tramite i ragazzi che aveva in negozio, mi mandava una volta ogni tanto le anagrafiche, non di tutti. L'anagrafica che significa? I documenti? L'anagrafica significa la fotocopia del documento e del codice fiscale. Però lei ha già detto non sempre. Perché non sempre? Ma perché effettivamente è difficile da capire ora che le cose si stanno sistemando, ma non sono ancora a posto del tutto. Le anagrafiche delle schede erano piuttosto, diciamo, mai a volte addirittura neanche precise inizialmente, perché venivano anche non solo dal nostro centro, anzi noi siamo molto meticolosi in questo, addirittura da altri centri erano tutte intestate da una persona, perché venivano considerate cose leggere. La scheda prepagata era una scheda che si consumava, non era un abbonamento, una volta era l'abbonamento che funzionava in Italia, la scheda prepagata era una novità,
Era una scheda prepagata che si utilizzava per fare 50.000 lire di telefonate con poi l'aggiunta delle ricariche. Cioè, se io ho ben capito, lei vuol dire che non era obbligatorio, almeno in quel momento, secondo le indicazioni della TIM, identificare gli acquirenti. Esattamente, non tanto. Identificare, inizialmente no, assolutamente. Poi il 27 ottobre del 1997 è arrivata addirittura un'email da parte della TIM che diceva che era obbligatorio sempre inserire l'anagrafica del cliente. Nel caso non fosse inserita l'anagrafica, le schede prepagate sarebbero tutte state intestate al centro TIM al quale la TIM le aveva vendute. Questo però avveniva a ottobre del 97. Io ho anche una email. Non... Sì, va bene, lasciamo sì, certo. L'email. Sì, sì, beh, certo. Lei ricorda che era il 27 ottobre 97? 27 ottobre, penso. Quindi in epoca precedente non c'era questo obbligo, diciamo così, formalizzato? Diciamo... Io di questo non ne sono sicuro, però dico sinceramente che nei primi tempi le schede addirittura non venivano manco registrate, da molti centri non venivano addirittura registrate, cioè, ancora oggi questo viene fatto. Venivano trattate come le schede per i telefoni fissi, per le cabine telefoniche? Venivano trattate come le schede per i telefoni fissi, esatto. Cioè io compro la scheda, pago, mi prendo la scheda e finisce lì. Poi addirittura la ricarico e ancora la prima ricarica non mi chiedono la grafica, riesco a caricarla per una seconda volta ancora, fino a che la terza, la solita voce guida, mi dice che mi devo recare verso un centro TIM per inserire l'anagrafica. Questo però alla terza ricarica. Alla terza ricarica, quindi dopo il consumo di 250.000 lire, anche di più, cioè la ricarica si può fare fino a 500.000. Senta, questa è una cosa che noi sappiamo, però è bene che ce lo dica anche lei. In ogni caso questi telefoni, anche se scarichi, possono ricevere? In ogni caso, se i telefoni sono scarichi, possono ricevere per 13 mesi dalla data della prima telefonata. Okay. O dell'ultima ricarica. O dell'ultima ricarica. Senta, lei ha mai sentito parlare di una persona che si chiama Moro Mario? Io ne ho sentito parlare dai giornali dopo essere stato informato, anzi dopo essere stato accompagnato dai carabinieri di Cesenatico in caserma, non sapendone niente prima. E me l'hanno fatto addirittura vedere in televisione, perché la stessa sera che mi hanno accompagnato mi sembra che il giorno stesso fosse stato ucciso il carabiniere Donadoni. Sì, un poliziotto. L'ispettore. Scusate. E di lì ho visto la foto del signor Moro Mario. Addirittura inizialmente a me sembrava di averlo riconosciuto tra i miei clienti. In realtà non credo lo fosse. Senta, no, non ho capito quest'ultimo passaggio. In un primo tempo aveva riconosciuto, ripeta un attimo. In un primo tempo pensavo fosse addirittura un mio cliente. In realtà non lo era. Sì, ma come fa a dire in realtà non lo era? Perché già non ero convinto la prima volta che l'ho visto. Poi mi hanno un po' convinto a dire che in realtà non ho mai visto quella persona. Senta, però stia attento, perché lei nel verbale ha detto una cosa diversa. Io penso di averlo riconosciuto quando l'ho visto, io non ricordo più il verbale perché non ho quel foglio. Io penso di averlo visto, questo signore, sul giornale il giorno dopo. O su una foto alla televisione, adesso non ricordo, e penso di averlo riconosciuto come un mio cliente. Ho detto questo, penso, non ricordo altro. Sì, ma lei ora sta dicendo una cosa un po' diversa, dice che non era però suo cliente. Sì, in effetti sto dicendo una cosa diversa. Guardi, lei nel verbale, questa è una contestazione che io le faccio, il 22 ottobre del 97 ha detto cosa diversa. Lei sì, ha detto, aspetti che glielo leggo, allora: ho riconosciuto tra le persone coinvolte nel sequestro Soffiantini certo Moro Mario, di cui sconosco altri dati, poiché questi da alcuni mesi acquistava schede telefoniche del tipo TIM Card. Questi veniva presso il mio negozio, unitamente alla sua famiglia composta da moglie e figlio, di cui sconosco i nomi, e premetto di aver saputo solo oggi il cognome di questo signore, perché prima lo conoscevo solo come Mario, nominativo fornitomi dallo stesso in sede di riparazione di un radiotelefono GSM. Quindi, come vede, lei sta citando una serie di episodi.
scusi, sì. Ho detto anche queste ultime cose, va bene, non ricordo neanche di averle dette, anche perché non credo che questo è vero, il fatto della famiglia di questo signore che veniva da me e che assomiglia moltissimo a Moro Mario, sì, penso di sì, però io non sono sicuro che fosse Moro Mario, perché non mi ha detto che si chiamava Mario, io questo nego di averlo detto perché non... Non sono inventati... Non credo di averlo detto... Quindi hanno commesso un falso di... No, non credo. Allora cosa vuol dire? Voglio dire che il nome Mario io non l'ho mai sentito da questo signore, io l'ho interpretato, forse hanno interpretato male le mie parole, nel senso, questo signore io pensavo di averlo visto nel mio negozio, anzi penso forse ancora, però una persona che assomiglia molto a questo signore, Moro Mario. Cioè vivo, lei lo vede questo Mario? Lo vede, continua a vederlo? No, io non l'ho... Non da allora lei lo no, vede, ma viene. L'avrò visto io questa persona, l'avrò vista un paio di volte, due o tre volte penso. Quella qui ha riparato il radiotelefono, lei l'ha visto adesso riparato volte. Io non ricordo il fatto di aver riparato un radiotelefono. Secondo lei Moro, come se lo sono scritto nel verbale? No, che lei ha riparato, certo, un radiotelefono, però io, per curiosità, giusto, per... però non ho dato, io penso di non aver dato la certezza. Senta, che fosse Moro Mario, ammonisco formalmente, sì, deve prego. Dire la verità. Io dico in la verità. In caso di falsa testimonianza, certo, sono previste delle sanzioni. Certo, la io dico la verità. La discrepanza fra quello che dice oggi e quello che ha detto nel corso dell'indagine è notevole. Forse non è notevole, io no. lo dico ancora, dico la stessa cosa, dico che penso che quella persona sia entrata nel mio negozio, però non sono sicuro, voglio dire, Lei ha parlato anche della moglie? Sì, certo. La moglie l'accompagnava? Sì. Che tipo è? Mi fa una domanda alla quale non so rispondere adesso, io Presidente, assolutamente. Io so che aveva capelli lunghi, sicuramente, però il colore castano, non nero, e quello che mi ha fatto pensare è che il signor Moro Mario, io l'ho visto sulla foto con i capelli neri, la persona che veniva da me non aveva i capelli neri. Poi è per questo che ci rimango. Era un uomo della zona? No, sicuramente. Quindi può fornire qualche particolare sul suo eloquio, come parlava? Se c'era qualche accento? Sì, era un accento sardo, sicuramente. Quindi quell'uomo aveva un accento sardo? Sì. E la moglie? La donna che stava con lui? Questo non lo so. E continua il pubblico ministero. Grazie. Senta, andiamo avanti. Lei ha conosciuto una persona o ha sentito mai parlare di una persona che si chiama Serra Giampiero? Sì, sicuramente. Ci vuol dire quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto, adesso l'anno preciso, io penso sia stato il 96, l'anno preciso non lo so, non lo ricordo, però l'ho conosciuto perché il signor Serra Giampiero si è presentato nel mio negozio avendo bisogno del mio servizio. Inizialmente si è presentato come, penso, un imprenditore, un muratore, e mi venne presentato da una signora, che ricordo ancora bene il nome, Martini Milva, questo lo ricordo bene, Milva. Sì. Mi venne presentato da lei e in primo luogo mi sembra anche a lui, anche perché il nostro negozio vende telefonini, quindi ho venduto telefono e scheda prepagata anche a questo signore, addirittura a questo signore ho fatto anche un abbonamento GSM, del quale penso che nel verbale ci sia anche il numero telefonico. Poi gli ho montato l'autoradio nell'auto e in quel caso me lo mandò un signore di un meccanico, anche perché gli faceva il lavoro nell'auto, e poi gli ho montato anche la radio nella sua macchina. Anche perché il signor Serra Giampiero a me sembrava effettivamente una persona normale, cioè io non avevo identificato in lui quello che era o quello che è. Non riesco a capire. Cioè, persona normale, cioè nel senso che a quando una persona... Cosa vuol dire persona normale? Beh, certo, una persona... Perché... Non un delinquente. Ah, perché il delinquente, secondo lei, no, questo, quando cammina, quando non si vedono in qualcuno, faccia, si comporta in un modo anormale? No, non credo. Non lo so, veramente. Non credo. Come si possono dire delle cose simili? Senta, mi faccia capire, ma questo signor Serra Giampiero...
Sì. Ha comprato una o più schede telefoniche? Ha comprato più schede telefoniche. Ecco. Più o meno quante, se lo ricorda? Tra lui e Martini Milva, per capirci. Ma 5-6 schede telefoniche, più un abbonamento telefonico, più qualche telefono, anche perché veniva a cercare spesso telefoni usati. Senta, e queste schede comprate da Serra Giampiero risultavano intestate a Serra Giampiero o rimanevano intestate ad altri o a Guerra Giampaolo? Io credo, se non per errori, la maggior parte intestate a Serra Giampiero, oppure non intestate come funzionava di norma, di regola. Senta, lei ricorda se avesse una Golf di colore scuro? Sì, avevo una Golf di colore scuro. E quella dove gli ha montato l'Hi-Fi? Sì, esatto. Senta, ma perché, questa è un'altra contestazione che le faccio, lei ha parlato di 5-6 schede, nel verbale qui addirittura risulta a questi nell'anno 97 ho venduto circa 50 schede TIN card che venivano a lui intestate, stante che non essendo il suo negozio, hanno queste Guerra Giampaolo. Esatto. Non, io però non ricordo, io ho detto 5-6 schede, possono essere anche 7-8 schede. Cioè. Questo però a Serra Giampiero. A Serra Giampiero. Invece a Guerra una cinquantina di schede. Ma Paolo era solito acquistare schede nel mio negozio, anche perché veniva settimanalmente, ci vediamo spesso io e Giampaolo. Sento un'altra cosa, può capitare o capitava in quel periodo che lei abbia venduto delle schede che erano, diciamo, già nel pacchetto destinato a Guerra e quindi, diciamo così, intestate formalmente a Guerra? Questo poteva capitare, può capitare ancora ora. Venduto ad altri pubblicamente. Ad altri, certo. Addirittura ancora oggi si trovano anagrafiche, e non dico del nostro centro, ma anche di altri centri intestate a persone che... Ma questo è un difetto che in parte hanno risolto. Dunque, ricapitolando, Mauro Mario lei lo ha riconosciuto tra i suoi clienti? Io posso dire di aver riconosciuto una persona che assomiglia a Mauro Mario, però io non sono sicuro che fosse Mauro Mario, questo lo ripeto. Mentre invece è sicuro che Serra Giampiero Giampiero era tra i suoi clienti acquistando appunto queste schede TIN card di cui abbiamo parlato finora? Sicuramente. Sicuramente. Senta, questa Martini Milva di cui lei ha parlato, chi è? È una cliente del nostro negozio. E che rapporto c'è tra questa Martini Milva e Serra Giampiero? Io li vedevo molto spesso assieme. In quel periodo di tempo. Martini Milva però era una cliente del mio negozio anche prima che Serra Giampiero venisse nel mio negozio. Vi faccio capire un'ultima cosa, ma questa Martini Milva ha comprato delle schede anche per conto di Serra o viceversa? Io non lo so se le ha comprate per conto di Serra, comunque quando le ha comprate mi ha dato i suoi documenti. I suoi di Martini? I suoi di Martini Milva. Senta, un'ultima questione. Lei ricorda quando fu sentito dai carabinieri, era il 22 ottobre del 97, il pomeriggio, il 17:30, ricorda che aveva visto stesso giorno, mi faccia finire, prego, un quotidiano, esattamente il Resto del Carlino, contra le altre, la fotografia di Mauro Mario? Questo però è un errore, non sono stato ascoltato alle 17:30, ma la notte... l'indomani sono tornato dai carabinieri, io personalmente, spontaneamente, sì, per rilasciare questa dichiarazione, perché pensavo che la foto... Io ho anche pensato che i capelli fossero tinti, cioè, a questo punto, perché assomigliava a Mauro Mario, però non ne sono sicuro, lo ripeto. Sì, sono andato io. Questo particolare di aver visto la fotografia di questo Mauro Mario, sì, Il Resto del Carlino? Ricordo di averlo visto o sul giornale o sulla TV, sì. L'indomani.
Va bene, grazie Presidente. Per quanto riguarda il verbale nella parte contestata in relazione al nome Mario, siccome è rimasta una divergenza, la chiediamo. Sì, chiaro, produzione del verbale. Le parti civili vogliono porre domande? Nessuna, grazie. Nessuna, i signori difensori degli imputati? Sì. Giuseppe Luigi Cucca, difensore di Serra, Brocco Limone. Senta, signor Bighi, lei poc'anzi, in ordine al riconoscimento di Mario Moro, ha detto una frase che è rimasta a metà: mi hanno convinto a, ed è rimasta a metà. No, guardi, io non ho mai partecipato, non sono mai entrato in un'aula di tribunale, quindi non so come si svolgono queste funzioni. Io ripeto ancora, io rispetto a Mario Moro, io non sono sicuro che Mario Moro fosse quello che è entrato nel mio negozio. La persona che è venuta nel mio negozio è una persona che veniva con una donna, penso sua moglie, e due bambini. Era molto somigliante a Mario Moro, però non era non aveva gli stessi capelli. Ha detto un'altra cosa. Ma allora non ho capito la domanda, scusi. Le ho chiesto, perché le ho detto che lei poco fa ha detto mi hanno convinto a e ha lasciato la frase a metà. No, ho sbagliato, sì, sono emozionato e ho sbagliato a dire quella frase. Infatti, mi correggo per quella frase. Ho capito. In effetti si è trattato di una... Io però ripeto ancora, non sono sicuro al 100%, questo c'è, cioè, la giustizia. Adesso l'espressione, cioè, mi hanno convinto a... No, è sbagliato. Parole, è stato sottoposto a pressione? No, assolutamente no. Perché facesse quella dichiarazione? No, assolutamente no. Questo un'ulteriore domanda. Quando il Serra o la Martini Milva sono venuti da lei ad acquistare delle schede, lei, in considerazione del fatto che aveva dei rapporti pregressi, era solito schedare gli acquisti di Milva, della Martini e del Serra? Cioè, sostanzialmente, quando ha venduto delle schede al Serra o alla Martini, lei prendeva nota della vendita di queste schede alla Martini o al Serra, considerato il fatto che lei ha dato un elenco delle schede che ha venduto? Io non ho dato un elenco, più che altro l'elenco è quello che si trova nel mio schedario, non l'ho dato io personalmente. È stato allora preso in quello schedario le schede che erano state vendute, sì, alla Martini e al Serra? Io credo, ripeto che l'anagrafica non sempre era inserita, potrebbe essere anche che qualche scheda di queste non sia stata registrata. Potrebbe? Di questo non ne sono sicuro. Potrebbe essere accaduto? Che non siano state registrate alcune schede potrebbe essere accaduto, come non per ha altro, la certezza, sì, di questo? Non ho la certezza di questo, però potrebbe essere accaduto, perché accade ancora oggi. Nessun'altra domanda. Possiamo andare via, se Simone? Sì. Può andare, grazie. C'è tasca, sarà capitato.
Leggo pure la dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, come si chiama? Mi chiamo Franco Fusco, sono nato a Grosseto, il 31/01/44, sono residente a Radda in Chianti, provincia di Siena, in via Roma 37, professore medico-chirurgo. Medico-chirurgo dove ho? Dove a, Radda, a Radda in Chianti. Dove svolge la sua attività? Esattamente, a Radda in Chianti. Pubblico mistero? Può fare le domande? Senta, mi scusi, non ho capito bene lei dove svolge la sua attività. Sì, ora sono attualmente a Radda in Chianti, in provincia di Siena. Prima ero a Civitella Paganico. Civitella Paganico. Precedentemente. Civitella Paganico ci vuole spiegare geograficamente dove si trova, a parte la provincia? Dunque, Civitella Paganico è un paesino fra Grosseto e Siena, a metà strada più o meno, diciamo, forse più vicino a Grosseto perché è in provincia di Grosseto. È in provincia di Grosseto. Senta, lei aveva uno studio a via Ansedonia 56 a Grosseto? No, signore, quella no. È la mia abitazione. Ah, l'abitazione. Lo studio allora era via Pietro Leopoldo 39? Sì, signore. Senta, lei ci vuol dire se tra i suoi pazienti o tra le sue conoscenze vi è qualcuno della famiglia Zizzi, in particolare se vi è Zizzi Giovanni? Sì, signore, a quel tempo c'era Giovanni Zizzi. Ecco. Mi vuol dire per favore in che epoca siamo e che tipo di rapporto lei aveva con Zizzi Giovanni? Io ho fatto il medico di medicina generale a Civitella Paganico dal 91 al 97 e credo di aver conosciuto lo Zizzi che diventò poi mio paziente nel 91-92. Un chiarimento, quando lei dice un mio cliente, si riferisce all'USL? Sì, no, proprio iscritto come medico di famiglia. Certo. Allora, come medico che di diventò famiglia, però mi sembra non subito ma dopo qualche tempo, non mi ricordo quanto. Era un suo assistito, diciamo. Suo assistito. Esattamente. E lei rispetto a lui era il medico di famiglia. Esattamente. Senta, lei ricorda se nel 97 ha avuto rapporti in particolare con questo signor Zizzi Giovanni e se sì per quali ragioni? No signore, non credo di aver avuto dei rapporti particolari di nessun genere, professionali penso. Cioè, non ho capito, professionali no e di altro genere? No, no, dico, non ha avuto nessun rapporto, proprio, non ha avuto mai modo di... Penso che il pubblico ministero non voglia sapere se siete andati a ballare il tango insieme. Ma insomma, no, no. La domanda è abbastanza chiara. Se qualche volta è venuto nel suo studio. È venuto precedentemente lo Zizzi, la moglie. Quale Zizzi? Giovanni Zizzi. La moglie? La moglie e mi sembra anche un bambino che loro avevano. Il pubblico ministero cosa ha chiesto in modo particolare? Volevo sapere se vi erano stati dei contatti in particolare nel 97 e ancora più in particolare nel giugno del 97. Non... E ancora più in particolare il 28 giugno del 97. Non posso escludere che all'inizio del 97 sia venuto una volta o due, non lo so, ma non sono sicuro nel mio studio, però nella fattispecie del 28 giugno non ha avuto nessun rapporto, nessun contatto. Senta, guardi, qui risulta una cosa, ora vediamo se risulta anche a lei. Noi abbiamo un traffico telefonico che collega, diciamo, un'utenza di Zizzi Giovanni con questa utenza che ora le dico, 0564-494137. Questa utenza 0564-494137 è sua? È quello della mia abitazione in via Ansedonia 56 Grosseto. Allora, qui risulta che nella giornata del 28 giugno ci sarebbero stati quattro contatti, ed in particolare alle 10.33, alle 11.31,
alle 12.54 e alle 14.32. Io posso... Tra questo telefono e l'altro telefono a chi è intestato? A Zizi Giovanni. Era un telefono cellulare, cellulare o un telefono sì, normale? Sì, cellulare. No, cellulare. Cellulare. Chi chiama chi? Chi chiama chi, giusto. Però non risponda lei, no. Facciamo rispondere il medico, certo. Sarebbe molto comodo. Senta, allora, il pubblico mi ho capito la domanda. Sì. Di queste conversazioni telefoniche, di questi contatti telefonici, cerchi di ricordare sì, cosa è successo. Io mi ricordo perfettamente che il giorno 28 giugno mi trovavo in provincia di Catanzaro, a Copanello, per un corso di urologia internazionale che si svolgeva dal 25 giugno al 28 giugno. E quindi il 28 giugno in aereo io ritornai dalla Lamezia Terme a Roma. Sì, e le telefonate? Non lo so, forse possono essere state recepite da qualcuno di casa mia domandando di me, non lo so questo. Ok. Sono stati acquisiti questi tabulati pubblico ministero? Sicuramente da qualche parte ci saranno, ce li porterà la polizia. Va bene, chi chiama chi? Dovrebbe essere l'utenza cellulare che chiama quella fissa. Comunque poi ce lo spiegheremo. Senta, lei ha mai risieduto a Civitella Paganico frazione... Pari, mi pare di leggere, Podere Casalmaggiore 64. Io ho avuto la residenza in quel posto per un certo periodo di tempo, a Casalmaggiore 4, sì, proprio nella frazione di Pari. Ecco. Al numero 64. Esattamente. Senta, lei sa se al numero 66, cioè quello immediatamente vicino, abitava Giovanni Zizzi? Sì, signore, sì, signore. Senta, oltre a Zizi Giovanni le ha conosciuto altri Zizi, i fratelli per esempio? Mi sembra che una volta ho conosciuto un fratello in occasione di un pranzo o di una cena che avevamo nella sua casa. Ricordo il nome di questo fratello? No signora, non mi ricordo, perché mi sembra che avesse più fratelli. Grazie Presidente, non ho altre domande. Ah, un'ultima forse. Lei sa dove sono i poderi di Zizi Giovanni e dei fratelli? Dove sono? Sì. No, non lo so. Io so che lui abitava lì L'abitazione va bene, io dico i possedimenti, diciamo, di terreni, poderi, cose di questo. Agricoli. Io mi ricordo una volta, signor Giudice, che andai a trovarlo mentre non so se mi sembra che facesse del formaggio, lui era un pecoraio, quindi mi ricordo che vicino a Casalmaggiore, scendendo per andare alle Terme del Petriolo, lui aveva qualche cosa là, ma non mi ricordo, cioè non posso dire se fosse di sua proprietà oppure no. Di sua intende di Zizi Giovanni? Sì, sì. Ok. Lei sa dove ha i poderi Zizi Francesco, se lo conosce? No, signore, no. Zizi Giovanni non le ha mai detto dove si trovano i terreni del fratello? Io ecco, lui mi disse che c'era un fratello che aveva qualche cosa nelle frazioni di Roselle o di Istia, però ecco, non so quale fratello era. Un fratello mi disse. Senta, e ci spiega dove sono queste frazioni? Dunque sia Roselle che Istra sono delle frazioni di Grosseto, proprio città, nel comune di Grosseto. Sono dei piccoli centri. Okay. Va bene, grazie Presidente, una nostra domanda. Ci sono domande da parte vostra? No? Senta, un chiarimento.
Prego. Lei ha parlato di un pranzo, di una cena. Sì, signore. Dove avvenne? Lì a Castelmaggiori, nella sua abitazione. Nell'abitazione o nel podere? Nell'abitazione del... Nella casa rustica, agricola? Nell'abitazione del Zizi. Che medicine ricorda di aver dato a Zizi? Francesco. Ma io guardi, Francesco, no? Zizi Giovanni. Io quello che mi ricordo è che avevi dato qualche volta soprattutto dei farmaci per il bambino, ma a lui personalmente non ho mai dato niente. Farmaci per malattie cardiocircolatorie? No, signore, non ho mai dato nessuna. Beh, possiamo mandare via il testimone. Grazie, dottore. Grazie, maggiore. Ma sono soltanto 5 i testimoni di oggi? Erano 6, ma uno non so se sia riuscito ad essere citato. Ma forse sarebbe opportuno, come le avevo detto l'altra volta, di convocare testimoni un numero maggiore. I primi giorni deve scusarmi la Corte, ma abbiamo cambiato ufficio, abbiamo grosse difficoltà logistiche, per cui la prossima volta ce ne saranno sicuramente di più. Ecco. E se potesse, venendo incontro... Noi soltanto con ritardo abbiamo appreso che oggi sarebbe stata sentita la teste Crescioli Luisa, che deve essere sentita sulla posizione in ordine al riconoscimento di Serra, io difendo Serra. Ora Serra, così come noi con ritardo abbiamo appreso l'indicazione al teste, noi con ritardo abbiamo fatto presente la circostanza a Serra, e Serra soltanto ieri ha chiesto la traduzione per l'udienza di oggi, perché evidentemente il suo interesse è essere in udienza nel momento in cui verrà sentita la testimone in ordine al suo riconoscimento, in modo tale anche che la teste possa guardare direttamente il Serra. Allora noi chiederemmo che la testimonianza della Crescioli sia differita a una successiva udienza, tenuto conto che Serra ha chiesto già la traduzione per oggi, signor Presidente, ma... No, non riesco a capire, oggi Serra non è comparso, ha rinunciato. Allora chiesto, lei... No, c'era la... Credo che ieri, appena noi gli abbiamo fatto presente... gliel'avete fatto presente, ma in un modo non tempestivo. Lo so, purtroppo anche noi l'abbiamo saputo intempestivamente, questo è un problema. Adesso vedremo, avvocato, ma questo non toglie che oggi si possa sentire questa testa e poi risentire in un altro caso. L'importante è che possa rivenire comunque quando ci sia Serra, in modo che questo riconoscimento possa essere... No, lei è venuta qua e sarà sentita oggi, certo. Poi sorgerà il problema e sarà risolto dalla Corte. Eventualmente risentire la signora presente. No, il problema non è tanto della presenza della testimonianza quanto quello del riconoscimento, Presidente. Allora a maggior ragione è bene che oggi venga sentita la signora senza la presenza di Serra, a maggior ragione. Va bene, l'importante è che poi dopo si prosegua. Poi si vedrà. Si procede al riconoscimento. Vincerini Carlo. Ma avvocato, lei ha chiesto il riconoscimento, questa sorta di riconoscimento dibattimentale? No. E allora scusi, perché dovremmo bloccarci in un'attività doverosa? Sì, però al di là della ricognizione formale si può procedere comunque a un riconoscimento, un'identificazione da parte della testimone della persona dell'imputato. Questo è il nostro interesse, al di là di quello che dirà sulla fotografia. L'interesse della Corte intanto è sentire una testimone e non far fare, non far perdere tempo ai testimoni che vengono qua rimettendoci tempo e denaro. Vabbè, all'esito se mai chiederemo. Leggo la dichiarazione di impegno e ci dica poi come si chiama. Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Come si chiama? Carlo Piccirilli. Sì. Dove è nato? San Giovanni in Carico, Frosinone. Quando? 4/11/53. Che lavoro svolge? Sono chirurgo presso il pronto soccorso di Avezzano. Sì. Mi scusi, dottore, ci dovrebbe dire se lei ha avuto in cura o comunque ha visitato il signor Moro Mario e se sì quando?
Questo sì, la data precisa non la ricordo. Ricorda che si trattava dell'ottobre del 97? Presumibilmente sì. Sì, forse sarebbe opportuno fare questa domanda inizialmente. Lei lavora all'ospedale? Sì. All'ospedale? Quale ospedale? Ospedale di Avezzano. Ospedale civile? Civile di Avezzano. Ospedale civile di Avezzano. In quale reparto? Pronto soccorso. Pronto soccorso. Bene. A questo punto sappiamo che sta al pronto soccorso. Lei era pronto. Quindi la domanda soccorso, del CM allora, sarà quanto mai pertinente. Sì. Senta, quando lei era in servizio nella giornata, ora non ricordo se il 21-22 di ottobre del 97, ha ricevuto tra i suoi pazienti una persona colpita d'arma da fuoco che si chiamava Moro Mario? Sì. Ricorda le condizioni in cui arrivò, che tipo di lesioni presentava, che situazione complessiva aveva questo signore? Per sommi capi, perché poi diciamo un referto, sì, era stato attinto da diversi colpi d'arma da fuoco. Ci sa dire più o meno in quale regione era stato attinto, che condizioni generali presentava? Dunque, mi ricordo con precisione al terzo superiore delle cosce, probabilmente su un gomito, sì, sul dorso e poi altri non... In questo momento no. Senta, lei per quanto tempo ha avuto in cura questa persona? Il tempo di fare gli accertamenti urgenti e poi trasferirlo in, mi pare, in sala operatoria. Ecco. Lei ha proceduto a un intervento sulla persona di Moro Mario? Io ho proceduto soltanto all'intervento di diagnosi per quanto riguardava radiografie, queste cose qui, e di medicazione delle ferite. Invece l'intervento operatorio non fu fatto da lei? No, l'intervento no. Sa di che intervento si trattò? Non me lo ricordo, non credo, non mi ricordo. Lei prescrisse un intervento operatorio, diciamo come medico, chiamiamolo così, dell'accettazione, non so se il termine è corretto. No, io ho fatto l'accertamento, ho fatto una diagnosi e poi il paziente si trasferisce. Come ministero le faccio presente che lei stesso ha prodotto una serie di documenti. Sì, certo. No, era semplicemente per capire se il pronto soccorso aveva ritenuto l'urgenza di procedere a questo intervento e se lo spostamento dal pronto soccorso alla sala operatoria era dipeso da sua decisione, da altro. Io ho chiamato i colleghi del reparto di chirurgia in consulenza e poi hanno probabilmente deciso loro. Okay. Grazie Presidente. Questo per quanto riguarda Moro Mario. Poi però leggo qui nel capitolato di prova lesioni refertate a Moro Mario e Sergio Giorgio. Quindi io giro questa domanda anche a lei. A lei. È uno soltanto che lei controllò? Mi sono occupato sia principalmente del Moro, che era più grave, e poi penso di aver refertato anche l'altro signore. Scuso pubblico ministero se mi sono sostituito a lei, ma questo per rendere più vivace l'atmosfera. Chiedo scusa, Presidente. Sì, aspetta, sta terminando. Sì, probabilmente tutti e due. Però io mi sono occupato più che altro del Moro in maniera particolare perché mi sembrava più importante come situazione clinica. Sì, ecco, prima di tutto la parte civile, vuole fare delle domande? No, grazie Presidente. Poi, lei avvocato? Io sono l'avvocato Bertolino in sostituzione dell'avvocato Colon, difensore di Sergio Giorgio. Sì. Quindi lei visitò il Sergio Giorgio quel giorno? Sì. Si ricorda che lesioni? Sempre per sommi capi, perché è passato un po' di tempo. Aveva una lesione sul labbro inferiore, con penso qualcosa di osseo a livello del mascellare. Quindi, no, non ho capito. Una lesione del labbro superiore, con qualche cosa di osseo interessante al mascellare, però non ricordo onestamente. Queste sono le cose che mi ricordo. Ma il mezzo che aveva provocato questa lesione qual era? Lo ignoro. Non lo ricordo? Lo ignoro. Va bene, continui avvocato. Ecco, fu poi visitato da altri sanitari?
Sì, venne visitato poi nella stanza di degenza, penso. E c'era pure qualche, probabilmente c'era anche qualche altra lesione che in questo momento io non... mi ricordo le cose più appariscenti in questo momento. Comunque c'è un referto. Sì, sì, sì. Va bene, grazie. Prego. Può andare, dottor. Grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Mi chiamo Luisa Criscioli, sono nata a Pontassieve, provincia di Firenze, il 23/12/48, residente a Pontassieve in via Retina 21, professione barrista. Professione? Barrista. Commessa, sì. Barista, barista. Con il risultato, barista. C'è una grande soddisfazione per il meridionale intervenire e correggere una toscana. Pubblico ministero, può fare domanda. Grazie. Signora, mi scusi, dove ha questa pasticceria di cui... Pontassieve, via Retina 29. Si tratta di una pasticceria. Bar pasticceria. Perfetto. Quindi a Pontassieve, in centro e decentrata, ci spiega un po' dove si trova? È fuori, in una frazione, è nel comune di Pontassieve, località Le Sieci. Località? Le Sieci. Le Sieci. Si tratta di via Aretina. Aretina. Si chiama Bonaiuti questa pasticceria. Bonaiuti e Santini. Lei è stata sentita dai carabinieri il 23 di ottobre del 97. Ricorda questa circostanza di essere stata sentita dai carabinieri di Pontassieve? Sì. Ecco, ci spiega se l'hanno chiamata i carabinieri o se si è presentata lei spontaneamente? No, sono venuti loro da me. Ecco. Che cosa le hanno chiesto? Lei ricorda qual era la ragione di questo? Passato tanto tempo mi ricordo poco, sì, anche perché non ho mai avuto neanche una copia o un qualcosa del verbale. Sì, vabbè, lasciamo stare la copia del verbale, ma ricorda qual era l'oggetto delle sue dichiarazioni, di che cosa si trattava? Niente, si trattava solo di due persone o tre che erano venute nel mio locale in sporchi, bagnati, solo di questo, niente altro. Signora, niente altro, ma lei ricorda che nel suo locale, nella sua pasticceria, due persone circa una settimana prima, 10 giorni prima, avevano comprato 10 paste? Sì, confermo. E lei sono rimaste impresse queste persone, per quale ragione? Solo perché uno aveva un accento romagnolo, mi sembra. Ma
Lei queste persone di cui stiamo parlando non le ha viste poi sul giornale il 21 ottobre o al telegiornale, al canale 5? Sì. E queste persone chi erano? Cioè, io il nome non lo ricordo. Il nome non lo ricordo. Bravo. Sì. Però per essere citate al telegiornale qualcosa sarà successo, no? Sì, perfetto. Cosa era successo? Cioè, io ho notato una somiglianza con il fatto soppiantino. Allora, vediamo se ho capito bene. Lei vede al telegiornale un servizio che riguardava il sequestro soppiantino, è così? Perfetto. Lei ricorda se era il 21 ottobre? No. Non lo ricordo. Comunque vede un servizio sul sequestro e vede anche le fotografie di alcune persone coinvolte nel sequestro Soffiantini in televisione. Sì. Così? Erano persone che erano state arrestate in un conflitto a fuoco, persone coinvolte nel sequestro, se lo ricorda? Non ricordo. Lei poi ha visto un giornale del 23 ottobre, di due giorni dopo, in particolare un giornale La Nazione, in cui si parlava sempre di questa vicenda Soffiantini? Può darsi, però non posso dire con certezza. Quando la testa non risponde perché non ricorda, sì, o dice può darsi, proceda subito alle contestazioni. Sì, sì, cercavo di, come dire, stimolare i suoi ricordi, vedo che la cosa non ha molto effetto. Stimolare i ricordi significa anche contestare, sì, sì, le dichiarazioni precedenti. Senta, in particolare, lei quando è stata sentita dai carabinieri disse questo, vediamo se corrisponde. Sulla Nazione di oggi, 23 ottobre, lei l'ha sentita proprio il 23 ottobre, a pagina 3 riconosco nelle foto corrispondenti ad Osvaldo Broccoli e Giampiero Serra le persone che si intrattenevano all'interno del mio locale la settimana scorsa. Non ho visto con che mezzi si sono allontanati dal mio locale. Le ricorda questa circostanza? Confermo quello che ho detto. Confermo. Ci vuol dare qualche particolare di queste due persone? No, al momento non me lo ricordo. Lei ricorda che una delle persone aveva degli occhiali e che parlava con accento romagnolo? Ha detto che l'accento era romagnolo. Sì. Per quanto riguarda gli occhiali, non ricordo. Portava gli occhiali? Non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Nel verbale quindi lei dice, questa è una contestazione, rimanevo colpita soprattutto dall'uomo con gli occhiali, il quale parlava con un spiccato accento romagnolo. Se ho detto questo, confermo. Ma non ci sa dire nemmeno vagamente la fisionomia di queste due persone, alti, bassi, magri? È passato così tanto tempo che veramente non ricordo. Questa descrizione è stata fatta in modo accurato alla polizia giudiziaria? No, Presidente, per la verità no. Nel senso che si parla solo di occhiali da vista, accento romagnolo e poi del riconoscimento delle due fotografie. Non ci sono altri. Lei ricorda comunque questo particolare degli occhiali da vista? Non ricordo. Senta, se vedesse queste due persone che noi sappiamo che sono imputate in questo processo, di persona, cioè sarebbe in grado di riconoscerle? No. Grazie, Presidente. Parte civile. Niente, grazie. Signori avvocati. Avvocato Piraino, chiedo scusa. Signora. Avvocato Piraino, difensore di? Di Pittueo Silvia, vedova del povero donatore. Signora, lei nella dichiarazione alla polizia giudiziaria ha indicato addirittura i nomi delle due persone che ha riconosciuto. Cioè, al momento della dichiarazione, lei era certa di quel riconoscimento? Avrò detto che mi sembravano, non credo di aver detto erano loro. No, io non risulta che lei si è espressa in termini di certezza. Non ricordo. A questo punto acquisiamo il verbale. Grazie.
Prego, avvocato. Avvocato Tagliaferri, difendo Serra. Senta, signora, lei ha detto che a domanda del pubblico ministero di non essersi recata spontaneamente dai carabinieri, ma vennero i carabinieri da lei. Sì. Può spiegarci come mai? Cioè, com'è che... Cosa le dissero al riguardo i carabinieri? Perché vennero da lei, perché proprio da lei e non da un altro? Ce lo spiego. Cioè, io sinceramente non ricordo perché, gliel'ho detto, è passato tanto tempo, che vuole, mi ricordi? Sono più di 2 anni, se non sbaglio, quindi... Cioè, noi stiamo cercando di... Stare serena, capisci? Tranquilla, sì, no, tranquillo no. L'ambiente è quello che è. D'accordo, l'attenzione c'è, però... Ci sono anche delle brave persone in questo ambiente, sarà quello che sarà, ma ci sono tanti avvocati, tanti giudici. Esecuzione, no. C'è una sua concittadina lì, quasi compresa, sta benissimo. E quindi risponde cercando di ricordare tutto quello che c'è da ricordare. Allora, com'è che vennero i carabinieri da lei, signora? Non mi ricordo. Ha telefonato lei? No, dovessi dire come, non posso ricordarmi, è passato troppo tempo. Risulta qualcosa a verbale, perché così gli possiamo contestare quella parte relativa? No, questa parte no. Senta, ricorda se lei di questa circostanza, cioè del fatto che poi lei avesse guardato il televisore, ne ha parlato con qualcuno al bar? Mi chiede troppo. Senta, il suo bar mi ha detto che è in una frazione di... del comune di Pontassieve. Senta, è un bar molto frequentato il suo? Sì, di passaggio. Di passaggio. Soprattutto a più verso di ore? Quando è frequentato? La mattina, la sera? Il lavoro del bar non si può mai dire. Comunque noi siamo aperti dalla mattina alle 4, quindi è un bar di passaggio. Quindi c'è molta affluenza di persone. Sì. E lei è sempre al banco? Le mie ore di lavoro le svolgo lì. Il mio orario lo faccio lì. Senta, capisco che è difficile, credo lei ricorda poco, ma a proposito di questa trasmissione di Canale 5, cui lei ha fatto riferimento a questa deposizione, ricorda quante fotografie mostrarono? No, non ricordo. Non ricordo. E ricorda se queste persone che lei, poi mi sembra di... Anzitutto, questo, lei ricorda se le riconobbe con certezza, oppure trattava di impressione? Sì. Ma su questo punto ha già dato risposte particolari sia al pubblico ministero sia all'avvocato. Mi sembra dicendo che non... Sarebbe una ripetizione di una domanda alla quale... Con certezza non posso dire... Ha già dato risposta al testimone. È inutile... Senta, queste persone le aveva viste per la prima volta? Le aveva viste un'unica volta? Non ricordo, troppo tempo. Non ricordo neanche questo. Troppo tempo. Un'altra domanda, Presidente. Sì. Giuseppe Luigi Cucca, difensore Serra di Broccoli. La signora, lei ha detto inizialmente che erano venute da lei 2 o 3 persone. Erano 2, erano 3? Non ricordo, confermo quello che ho detto, io non posso ricordarmi più di tanto. Ha detto che erano sporchi e bagnati? Sporchi e bagnati, sì. Ma quindi, mi perdoni, ricorda quindi una circostanza specifica? Se lei ricorda che erano sporchi e bagnati, ricorda anche che era una circostanza specifica, era una giornata particolare? No, era una giornata come le altre, perché particolare? Perché si ricorda che erano sporchi e bagnati, quindi ricorderà quella particolare circostanza, quindi ha dei ricordi abbastanza precisi. No, perché? Senta, queste persone che sono venute da lei erano suoi clienti abituali? No. No. Io le devo contestare che nel verbale lei ha detto che una di queste persone era venuta diverse volte, esattamente ha detto si è presentata altre volte nel mio locale. Vabbè. Se viene una persona 1 o 2 volte, per me non sono clienti abituali. Abituali sono quelli che normalmente quasi tutti i giorni vengono. Allora, comunque, mi scusi, queste avvocato. Persone sono venute altre volte, erano venute altre volte nel suo sì. locale. Sì.
erano sempre, quando veniva erano sempre sporchi e bagnati? No. No. E allora quindi ricorda una giornata particolare nella quale si sono presentati sporchi e bagnati? Sì. Sì. E le altre volte? Erano vestiti normali. Ed erano sempre insieme queste due persone? Non mi ricordo. Senta, come ha effettuato il riconoscimento? Le sono state presentate delle fotografie, diverse fotografie, una fotografia di queste persone? Non ricordo. Ma lei è meridionale o toscana? Io sono toscana. E non ricordo mai? Non ricordo niente? Sembra quasi di stare in un'altra zona, siccome mi ha identificato una certa zona d'Italia, perché i testimoni non hanno visto niente, non ricordano nulla. Ma io ho l'impressione che appunto si faccia in processo una certa zona d'Italia, alla quale appartengo veramente. Anche lui. Vabbè, lo ricordo. Acquisiamo questi versi. Alcune domande da parte. Lei parla di bar di passaggio. Domanda, sì. Ma il bar da su una via statale, provinciale? Sì. Quale via? Sulla via Retina numero 29. Ah, sulla via Retina. E sta al centro del paese? È fuori paese. Ah, è fuori del paese. La via Retina, signora, è così, una strada statale che collega Arezzo Firenze. Bravo. Quindi isolata questo suo locale rispetto... Dove siamo noi ci sono il nostro bar, un distributore di benzina e... Il turno di chiusura del bar? È lunedì. Il lunedì. Quando lei parla di questi due signori sporchi e bagnati, domanda, pioveva quel giorno? Non ricordo. Ma lo ricordo. Probabilmente... Lo ricordo o non lo ricordo? No, non ricordo. Perché se pioveva era naturale che si potessero bagnare. Senta, io non me lo ricordo. Poi... C'è qualche punto verbale? Sì, solo una cosa che vediamo. Che può essere contestata a proposito della pioggia, no? No, volevo chiederle questo. Lei ha detto sporchi e bagnati, ma ci può dire anche se erano vestiti, come dire, da campagna o da città? Dopo 2 anni, ma che mi ricordo? Cioè, è particolare perché erano sporchi, bagnati, ma poi non erano vestiti. Manca brutti, sporchi e bagnati, basta. È quasi il titolo di un film. Un film. Vabbè, oppure grazie, Presidente. Sporchi e bagnati. Signor, può andare. Grazie. Abbiamo finito oggi. Non so se c'è uno scavo. Ah, è arrivato. Chiedo scusa, valuti la Corte sull'opportunità di richiamare la preste Crescioli una volta che saranno presenti tutti gli imputati in aula. Sì, per dire per l'ennesima volta non ricordo. Avvocato, Presidente, è stata fatta dal pubblico ministero una domanda specifica sull'argomento. Sei in condizione la di risposta c'è stata ed è la risposta che io giro al, ho detto valuti dal Presidente all'avvocato. Buongiorno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signor Muscao, esattamente come si chiama? Muscao Francesco. Nato Orgosolo. Quando?
provincia Nuoro, residente a Sogliano Rubicone, Cesena. Sì, quando è nato? 18-462. Lavora? Sì. Che lavoro svolge? Prima era allevatore, adesso ho cambiato mestiere 10 giorni. Lavoro in un mulino di mangimi. Grazie Presidente. Senta, innanzitutto vorrei sapere se lei abita in Sardegna o in continente. Sogliano a Rubicone, provincia Forlì. Provincia di? Forlì. Forlì. Qui che cosa c'ha? Un terreno, un'abitazione, un ovile, che c'ha? Fino a 10 giorni fa lavoravo con la famiglia Moro, il bestiame dei fratelli Moro. Ora ho cambiato lavoro questi giorni. Aspetta. Mi faccia capire. Lei era dipendente di qualcuno? Dei fratelli Moro, Giulio e Pietro. No. E che lavoro faceva per conto dei Moro? Accudivo al bestiame, all'azienda. In quale terreno è tenuto questo bestiame? Era tenuto questo bestiame? Si chiama Ginestretto la località. Ginestretto. Ed è in agro di Forlì? Sì, Sogliano. Sogliano Rubicone in agro di Forlì. Sì. Senta, in che periodo, lei ha detto 10 giorni fa ha cambiato lavoro, ma fino a 10 giorni fa ha lavorato per i Moro in quale periodo, in quale arco temporale? Dal 95, da ottobre 95 fino a 10 giorni fa. Quindi da ottobre 95 fino a poco fa. Senta, lei chi dei fratelli Moro conosce o della famiglia Moro? A parte quelli per cui lavora. Anche gli altri. Ci dica un po' chi altri conosce. Moro Mario lo conosce per esempio? L'ho conosciuto. L'ha conosciuto. Esatto, la risposta è esatta. Senta, e Moro Antonio? Sì, siamo confinanti, lo vediamo sempre. Senta, che rapporti ha avuto lei con Moro? Ah, quasi niente, io l'ho conosciuto poco. Quando sono venuto io lui era in carcere, poi è uscito, no? Non ho trafficato tanto con lui. Conoscevo di vista e basta. E ha sentito parlare del sequestro Soffiantini? Sì, sì. Ha saputo quando è stato sequestrato, in che epoca è stato liberato? Quando è stato sequestrato non mi ricordo, quando è stato liberato sì. Le ricorda che fu sequestrato nel giugno del 97? Non posso. No, non lo sappiamo, è un fatto notorio che è stato sequestrato nel giugno del 97. Lei si ricorda nel giugno del 97 se lavorava? Sembrerebbe di sì, no? Per sì, sì. Senta, in quel periodo Moro Mario era detenuto o era libero? Penso fosse libero, io no. Cioè lo vedeva lì oppure no? No, lui non abitava lì. Non abitava lì? Lui abitava a 15 chilometri. A 15 km. Era conto suo. Senta, lei sa che macchina aveva Moro Mario in quel periodo? Io mi ricordo che aveva un Audi nera e una Golf bianca. Una Golf? Una Golf di bianca, vecchia, nuova? Non è né vecchia né nuova, media, sarà di turbo diesel penultimo tipo, diciamo. Ma che ci avrà una decina d'anni, 5 anni? 6 o 7 anni avrà. Si ricorda se era bianca, se era nera, di che colore fosse? Bianca. E l'altra macchina, scusi, era un Audi nera. Audi nera. Audi 80 nera. L'ho vista qualche volta. Sento un po', questa Golf era targata Forlì? Se lo ricorda? Non sono sicuro io. Non è sicuro. L'Audi sa come fosse targata? Mi ricordo che era con quelle iniziali AX o AY o AG. Quindi non c'aveva la targa della provincia, diciamo. No. Invece la Golf ce l'aveva. La Golf è Forlì o Rimini, non sono sicuro. Però. Comunque c'aveva la targa della provincia. Mi sa di sì, però non lo posso confermare. Sono fratelli. No.
posteggio di Orte fatto da Moro Antonio? Eravamo assieme. Come? Non ho sentito. È suggestiva la domanda. Sì. La risposta è stata eravamo insieme. Cosa sa lei a proposito di un'automobile spostata? Se sa qualcosa? Certo che lo so. E ce lo dica allora. E che vi devo dire dal giorno prima, dalla mattina, cosa vi devo raccontare? Deve dire sostanzialmente lei che cosa ha fatto, con chi l'ha fatto, in che epoca è successa questa cosa. Era ottobre, un sabato, mi ricordo. Dovevamo andare in Toscana per acquistare del bestiame col Moro Antonio. Allora, cominciamo dall'inizio. Moro Antonio, e lei dovevate andare in Toscana, giusto? Sì. Avevamo deciso una settimana, 10 giorni prima, un sabato dovevamo andare a prendere, a comprare delle pecore. A comprare? A badarle prima, poi a comprarle successivamente. E dovevate andare con la macchina di Moro Antonio? Sì. Sì. Partite da dove? Moro Antonio è venuto a Ginestretto. Sì. E allora siete partiti insieme? Dopo che abbiamo finito, le 8 e mezza. Le 8 e mezza, partite. Con un altro ragazzo, non era... C'era anche un altro ragazzo? Sì, c'era un mio paesano che era venuto a farmi visita. Sì. Una specie di carugna che è passato lì. Una specie? Così, niente, niente. Una specie di carugna, che era tonto, dai. Insomma, partite... Era una cattiva persona. Sì, sì. Ha dormito la sera con me, quello. Era ospite mio dal giorno prima. Poi la mattina è venuto a Moro... Dovevamo partire qua. Sì, deve partire tutte e tre. E siccome la macchina di Moro c'ha solo 2 posti, c'ha una Nissan Patro, la mia non era tanto a posto e si è offerto questo ragazzo. Ma andiamo con la macchina mia, vengo anche, vi accompagno io. Allora, partite in tre con la macchina di questo suo amico, di questo, così, di questo conoscente. Che macchina era questa qui? Sa che è una regatta, aveva. Dove siete andati? Siete partiti da Canestreto, si chiama? Ginestreto. E siamo andati a Bibbiena, dovevamo andare, in Toscana. Dovevate andare a Bibbiena? Ci siete andati a Bibbiena? Sì. Sì. Poi che è successo? Avete visto ste pecore? No, abbiamo incontrato un amico del Moro. Che ci doveva portare. Antonio? Sì. Sì. Chi? Un amico, un certo Sicci si chiama, Gigi. È un amico del Moro. Siccome lui ci doveva accompagnare da questo che le vendeva, è un commerciante, diciamo. E ha detto, le ho parlato ieri, ha detto non è a pecore sarde, se vi interessano solo Appennini, Caromagnole. Oggi non è a pecore sarde, in questo momento non ha... E quindi non ci siamo più andati dal commerciante, no? E nel mentre c'era guastata la macchina di questo Merio. A Bibbiena. Lo sapeva già che andavamo. Avevate appuntamento allora con Secci? Sì, lo sapevo. Perché lui doveva portarvi dal venditore delle pecore. Così. Sì. Se non che questo Secci vi dice pecore sarde non ce ne sono. E quindi voi dite vabbè è inutile che ci andiamo. Così? Sì. No. Dopodiché che succede? Si è rotta la macchina? La macchina del Merio andava già male per strada. Ci abbiamo messo 3-4 ore a arrivarci. E l'abbiamo parcheggiato, ci ha accompagnato in sé, c'è un'officina. L'abbiamo lasciata lì. A Bibbiena questo? Sì, sa che Bibbiena. E come avete fatto a tornare indietro? Con la macchina del Secci. Oh, quindi avete lasciato la macchina di Mereo all'officina? Sì. E siete entrati sulla macchina di Secci? Di Secci. Oh, e chi c'era sulla macchina di Secci? Lei, Mereo, Secci e il Moro. E siamo andati a mangiare a casa del Secci. Adesso... E dove si trova? Dove si trova? A Bibbiena si trova. A Bibbiena, ok. Poi che è successo? Abbiamo mangiato e poi ha detto il Moro, siccome eravamo senza macchina per rientrare noi, ha detto c'è la macchina di mio fratello, mi ha detto mia cognata non va tanto bene che è parcheggiata nel bivio di Ort, uno svincolo di Ort. E gli ha chiesto al Sicci se era lontano, a Bibbiena Ort, e gli ha detto sarà 170-180 chilometri. Secci vi ha accompagnato con la sua macchina fino al pasteggio di Orte, così? Sì, tutti e quattro siamo partiti. Quando siete arrivati a sto posteggio di Orte, che cosa avete trovato? La macchina di chi? Che tipo di macchina?
Non l'abbiamo trovata subito la macchina. La cercavamo. Ma lo sapevate che macchina cercare? Certo che lo sapevamo. E cioè? Un Audi 80 nera. Oh. Allora l'avete trovata questa macchina? Subito no. E poi nel mentre il Moro, che aveva le chiavi, le ha anche perse in un piazzale che c'era davanti a un negozio di abbigliamento. Cioè Moro Antonio c'aveva le chiavi di questa macchina? Sì, le aveva lui le chiavi. Sì. E nel mentre le ha perse. E poi ce ne stavamo andando, abbiamo fatto anche un paio di chilometri. E poi ho detto io, ma torniamo indietro, se qualcuno le ha trovate magari in quel negozio può darsi che le abbiano depositate. E siamo tornati indietro infatti. E sono entrato alla cassa di questo negozio d'abbigliamento, ho chiesto, scusi, non è che abbiano trovato delle chiavi di una Volkswagen, di no? E la cassiera mi ha detto, sì, sono qua, le hanno riportate qua e me le ha date a me. Poi abbiamo cercato la macchina e l'abbiamo trovata. Non era nel piazzale proprio, era in una traversa, comunque una stradina che portava a quel piazzale. Abbiamo provato le chiavi, perché la targa non me la ricordavo bene bene, più o meno era quella la macchina. Proviamo le chiavi, va in moto e abbiamo deciso di portarla via. Senta, si ricorda se questa macchina era pulita, era sporca, era una macchina che era stata in campagna? Sì, no, non posso confermare niente di quello. Macchina normale, non era né sporca né pulita. Senta, ma lei ha saputo di quel conflitto a fuoco in cui è morto un ispettore di polizia, parliamo di quell'epoca lì, ottobre del 97? L'ho saputo dopo di questa storia. L'ha saputo dopo, ma quando avete fatto questo spostamento era già successo questo fatto o ancora no? Era successo la sera prima, ma noi non sapevamo niente però. Sì, ho capito che lei non sapeva niente, però... Poi ha saputo che era successo la sera prima? Sì. Siccome noi ci hanno col merio la notte, era tutto circondato l'uvide, diciamo. Quando siamo rientrati, ci hanno bloccati per strada in borghese. Infatti ho detto, tutta questa gente armata qua, perché erano in borghese. E poi sono presentati come poliziotti, ci hanno tenuto lì. Questo dopo però? Prima di partire con la macchina. Però non ci hanno detto niente. Ho detto dove eravate e basta, eravamo a Rimini, stavamo rientrando da una pizzeria con quell'altro. E la mattina poi è arrivato il Moro, siamo partiti. Però non sapevo, la televisione non abbiamo visto né niente. Ok. Senta una cosa, ma questa macchina lei sa se è stata lavata? Io non lo so, io l'ho riportata lì a... Chi l'ha guidata questa macchina? Da io. Lei? E dove l'ha portata lei questa macchina? Masrola si chiama, un paesino che c'è... Cioè l'ha portata a casa di Moro? Non a casa sua. E dove? Tra casa sua e il nostro ovile, diciamo, la nostra azienda. A metà strada. A metà strada. Un paesino. Ma su questa macchina c'era anche Moro Antonio, lei l'ha accompagnata a casa o è venuto con lei a fermare la macchina lì? No, io con Moro Antonio siamo partiti, l'abbiamo portata a Masrola, si chiama il paesino. Abbiamo parcheggiato quel piazzale. E poi ci siamo fatti accompagnare da due ragazzi su a Ginestretto perché il Moro doveva ritirare la Jeep. Anch'io avevo la macchina a Ginestretto. Eravamo a piedi in poche parole lì. Se il Moro portava l'Audi poi gli andava male a riprendere la Jeep. Per quello l'abbiamo parcheggiata lì la sera. Okay. E le chiavi le ha tenute Moro Antonio? Dopo sì. Dopo sì. Senta. Le persone armate di cui lei ci ha parlato, che hanno circondato l'ovile, eccetera, no? Sì. Rispetto a quando siete partiti, quando sono venute da voi? Cioè voi siete partiti un sabato mattina, giusto? Loro sono venuti venerdì sera. Quindi la sera del venerdì sono venuti? Sì. Però la non... sera o la notte? Le 9, le 10, le 11. Era già notte, la sera, la sera tardi, diciamo. Era sera tardi, ma dopo le 10, dopo le 11 o la sera tipo le 7, le 8, perché poi a ottobre fa buio abbastanza presto, no? Mettiamo forse le 11, perché noi rientravamo da Rimini. Eravamo in una pizzeria, abbiamo finito minimo le 11, diciamo, più o meno. Ed era venerdì. Voi siete partiti invece il sabato mattina, è così? Sì.
che l'avevamo prestabilito da prima, che era un sabato che dovevamo partire. Senta, mi dico un'ultima cosa, ma Moro Antonio, che aveva le chiavi di questa macchina, sapeva che era parcheggiata a Orte già prima di partire? Sì che lo sapeva. E chi glielo aveva detto? Come lo sapeva? Mi sa che lui ha detto che gli aveva detto la cognata. Quando ci ha detto, quando avevamo la macchina a guasta, noi, mi ha detto mia cognata che c'è la macchina di mio fratello lì. Non va tanto bene, però lo sapeva già, la cognata gliel'ha detto. La cognata sarebbe Lippi Silvano? Sì. Allora, voi siete partiti con la macchina di questo Merelu, no? Sì. Che avete visto che non funzionava bene durante il percorso, non è che siete partiti già sapendo che si sarebbe rotta questa macchina, giusto? No, si è guastata dopo. Si è guastata dopo? Andava male di la calotta, roba elettrica. Comunque. Okay. Ma allora mi spiega una cosa, perché Moro Antonio aveva le chiavi già in tasca della macchina del fratello? E che ne so, glielo deve chiedere a lui, non a me. Io non sapevo neanche che aveva le chiavi, lui me l'ha detto a Bibiena che c'era questa macchina, non ce l'ha detto in partenza, no. L'ha detto dopo. L'ha detto dopo. Durante questo periodo che voi siete andati a Bibiena, poi avete mangiato, poi siete tornati, eccetera, eccetera, Moro Antonio c'aveva un telefono cellulare con lui? Non mi ricordo di questo. Qualcuno aveva il telefono cellulare durante questo viaggio? Qualcuno ce l'aveva? Sì, sì, quella carogna ce l'aveva. Ecco, poi parleremo di questa carogna. Di questo Merelu, va bene. Ma lei ha sentito ricevere telefonate di questo Merelu durante questo viaggio? Sì, ha telefonato per strada. Lui ha telefonato? Detto, o ha ricevuto telefonate? Adesso non mi ricordo, che telefonava. Una volta aveva ricevuto, mi sa, aveva detto che era la moglie invece. Quello ce l'aveva di sicuro, non sapeva neanche usarlo, mi ricordo. Ce l'aveva nuovo. Okay. Senta, durante questo viaggio per caso è arrivata qualche telefonata di Moro Mario o di Lippi Silvani? No, e dove arrivava? Quello non lo conosceva nessuno di quelli. Perciò io le ho chiesto se Moro Antonio aveva un telefono cellulare. Beh, me, io mi ricordo di no. Di no. Non sono sicuro. Non è sicuro. Penso di no comunque. Comunque, quello di cui è sicuro è che le chiavi lui ce le aveva da prima, perché a un certo punto dice se dobbiamo tornare prendiamo questa macchina. Ce l'ha detta Bibiena, quando era guasta quella, ha detto c'è la macchina di mio fratello, me l'ha detto mia cognata, e ha chiesto al Secci se era vicino, e facciamo un salto allora e via. Va bene, grazie Presidente. La parte scrive, il difensore degli avvocati, dei deputati. Giuseppe Luigi Cucca, difensore di Moro Antonio. Senta, signor Muscao, in buona sostanza, il motivo del suo viaggio la mattina di quel sabato, qual era? Per acquistare il bestiame, secondo me. E doveva accompagnare il Moro ad acquistare. Dovevamo andare assieme, dovevamo acquistare tutti e due, mi interessavano a me e a lui. Era un viaggio che avevate già sì. Organizzato da tempo, diciamo. Abbiamo organizzato almeno 10 giorni prima. Perché dovevamo andare un sabato, perché c'era il Secci che il sabato era libero, che ci accompagnava. Il ritiro della macchina dal parcheggio di Orte è sorto quando vi siete resi conto che la macchina si era guastata? Sì, sì, dopo. Quindi perché in buona sostanza... Noi non avevamo macchina da rientrare, quella è rimasta fino a lunedì. Esattamente, quindi il Moro ha proposto, siccome dobbiamo tornare a casa, possiamo prendere questa macchina? Sì. È così che andate? Sì, sì, è così. Nessuna altra domanda? Io volevo una spiegazione da parte sua a proposito di Merelu. Lei ha usato un termine, diciamo, offensivo. Perché? Perché uno che viene a mangiare, a dormire a casa tua a scrocco, poi tenta di incularti, cos'è? E poi? E poi è così, solo quello il motivo. Da lui si chiama carognano così, come lo deve chiamare. Ma è stato lui ad avvertire la polizia giudiziaria del trasporto della macchina? Penso di sì. Ah, ecco, per questo motivo lo chiama carognano. Allora. Chiamo carogna che viene uno a mangiare a scrocco. E poi riferisce alla polizia i fatti che avete commesso. Va bene. Scusi, lei... allora. Ma perché?
Non c'era niente di strano. E dopo che ho letto un verbale, io un giorno ho letto che questo dava altre dichiarazioni. L'ultima volta che... Che lui non era venuto per farmi visita a Ginestretta, era venuto per altri motivi. Poi le telefonate che mi diceva mia moglie era altra gente. Quando è così, è un falso. L'ultima volta che vide Moro Mario, quando è stato? L'ultima volta, rispetto a questo viaggio? Sarà anche 20 giorni prima, perché avevamo fatto una perquisizione. Anche qualche giorno prima? 20 giorni prima, sarà 15. Avevamo fatto una perquisizione a casa sua e a me. E lì c'era Mario? No, le perquisizioni le ho fatte due distinte. No, io... E l'ho visto il giorno dopo, più no, o meno. L'aveva visto il giorno dopo? A bordo di una macchina? O a piedi, o mentre camminava? No, no, eravamo andati a casa sua, mi sa, a mangiare. Adesso non mi ricordo, però era a casa sua che l'ho visto. Altre domande, signori? Un'ultima domanda, perché non ho capito l'ultima cosa. Se Nereo è tornato indietro con voi e seppure lui stava su quest'Audio 80? No, no, il Nereo l'ha riportato il Seci. A Bibbiena, dove c'aveva la macchina, avrà dormito a casa sua, penso. Okay. Perché lui la macchina prima di lunedì. Ho capito. Allora vediamo se ho capito bene. Nella Audi 80 ci siete andati soltanto lei e io e il Moro, sì. Ok, grazie. Possiamo licenziare il test, può andare, grazie. A posto, andiamo. Allora noi possiamo aggiornare il dibattimento a lunedì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire...